Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Pochi giorni fa sono stati scoperti e riesumati nella foresta di Kočevski in Slovenia i resti di 250 vittime della lucida follia compiuta degli uomini della Stella Rossa. Ad aver macchiato la terra non è stato solo il sangue dei vinti, ma anche quello di innocenti, tra cui bambini, donne e anziani. Dalla foiba di Kočevski è infatti emerso che oltre un centinaio di persone massacrate e lasciate morire in quella profonda ed oscura cavità carsica aveva tra i 15 e i 17 anni. Quindi a distanza di oltre 70 anni stanno continuando a riemergere gli orrori compiuti dai partigiani comunisti di Tito e della OSNA, la polizia segreta jugoslava, ai danni non solo dei militari, ma anche dei civili. Quindi per troppi anni sulla tragedia delle foibe è calato un vergognoso velo di silenzio, ma nulla pure può essere messo a tacere. Per sempre non si riesce a fermare la storia. Quindi Matteo Salvini, nella lettera scritta ad Avvenire, spiega che oggi si rende necessaria la revoca dell'onorificenza a Tito, uno dei più sanguinari dittatori del Novecento, responsabile dei massacri di innocenti nelle foibe. Quindi di fronte all'orrore, anche se sono passati decenni e decenni, non si può restare in silenzio, anche perché il responsabile di quei massacri non è stato condannato, ma addirittura ha ricevuto un'onorificenza dallo Stato italiano, un affronto per le vittime e per le loro famiglie, così come per i nostri connazionali, costretti a lasciare le proprie case e a fuggire dai territori di Istria, Fiume e Dalmazia. Dopo la scoperta dei resti umani in una foiba svelata da Avvenire, Matteo Salvini ha deciso di scrivere una lettera proprio al quotidiano cattolico. Nello scritto il capo della Lega dice: nel 1969, quando di foibe si parlava soltanto sottovoce e con molti imbarazzi, l'allora presidente Saragat conferiva al maresciallo Tito l'onorificenza di cavaliere di gran croce al merito della Repubblica Italiana. Al merito della Repubblica Italiana. Una scelta, dice Salvini, che oggi noi abbiamo il dovere di correggere con l'annullamento e la revoca di quel conferimento. È uno dei più sanguinosi dittatori del Novecento. E scrive così Salvini: caro direttore, mi rivolgo a lei perché, nonostante alcune legittime e normali divergenze, più volte ho avuto modo di apprezzare il coraggio di Avvenire nel ritagliare spazi di confronto vero. Salvini ricorda che con il quotidiano ci sono state discussioni su diversi temi, tra cui quello dell'immigrazione. L'ex ministro dell'Interno ha ricordato che durante i suoi 14 mesi al Ministero degli Interni sono stati intensificati con grande convinzione i cosiddetti corridoi umanitari, anche sulla scorta di un suo stimolo, e che spero l'attuale governo voglia ripristinare al più presto, dopo troppi mesi di incomprensibile inerzia. Certo, dice Salvini, su altri aspetti del tema immigrazione la pensiamo diversamente. Inutile ricordare la posizione della Lega a proposito dei porti chiusi. Non a caso il 3 ottobre sarò processato a Catania per aver difeso i confini dell'Italia, scrive il capo della Lega, ma con Avvenire c'è la possibilità di discutere e siamo in sintonia su altri argomenti come la lotta alla ludopatia o la necessità di valorizzare il volontariato e la cooperazione internazionale, senza dimenticare i dibattiti aperti e trasversali sulla difesa della famiglia e più in generale di un sistema di valori fondato sulla sacralità della vita e sulle persone. Proprio per questo Salvini ha deciso di scrivere una breve riflessione, sicuro che finirà in buone mani e che si tradurrà in una presa di posizione che mi auguro porti a un piccolo grande atto di giustizia verso la nostra storia. E continua scrivendo: per introdurre l'argomento una sola parola è purtroppo sufficiente. Foibe, direttore. Due giorni fa
In una di esse è venuta alla luce un'altra fossa comune, ne abbiamo avuto notizia proprio grazie ad Avvenire. Al suo interno i resti umani di circa 250 persone, per lo più ragazzini tra i 15 e i 16 anni, innocenti, gettati dalla furia sterminatrice del comunismo titiano o titino, ha spiegato il leader della Lega, aggiungendo che quanto compiuto dagli uomini di Tito, anche a guerra finita, è stato un vero e proprio genocidio, un massacro estemporaneo. Non una vendetta contro terribili gerarchi, né tantomeno un episodio isolato, quanto piuttosto l'ennesimo atto di una tragedia che ha visto l'uccisione sistematica di migliaia di persone, sia tra la popolazione slava, sia nei confronti degli italiani, su cui si abbatté un vero e proprio tentativo di genocidio. Genocidio premeditato, cosciente e organizzato. Questa è la conclusione a cui da tempo, e non senza ostacoli, sta giungendo la storiografia, e questo è quanto emerge dalle viscere della terra insieme alle ossa, ai brandelli dei vestiti di quei poveri ragazzi in Slovenia che hanno subito lo stesso atroce destino di migliaia di italiani barbaramente uccisi per la sola colpa di esistere. I massacri compiuti nelle foibe, dice Salvini, sono una ferita profonda del nostro passato che non possiamo permetterci di lasciar passare sotto silenzio, soprattutto perché c'è qualcosa che possiamo fare per ricucirla coralmente come paese. Salvini poi ricorda quanto avvenuto nel 1969, periodo in cui si parlava di foibe soltanto sottovoce con imbarazzi. Dice in quell'anno, dice l'allora presidente Saragat, conferiva al maresciallo Tito l'onorificenza di cavaliere di gran croce al merito della Repubblica Italiana, una scelta che in chiave storica si può inquadrare e forse giustificare nella strategia del blocco occidentale, che in quegli anni tentava di blandire il comunismo jugoslavo in opposizione a quello sovietico. Ma oggi la situazione è ben diversa, per questo il leader della Lega afferma che noi abbiamo il dovere di correggere con l'annullamento e la revoca di quel conferimento a uno dei più sanguinosi dittatori del Novecento. Lo dobbiamo al sacrificio di troppi innocenti massacrati senza pietà, dice. Lo dobbiamo agli esuli e ai loro discendenti, quelli che Montanelli definiva doppiamente italiani. Prima per nascita e poi per scelta. Lo dobbiamo ai nostri figli perché sappiamo, con le parole di Oriana Fallaci, che le dittature, siano nere, rosse, gialle, sono tutte uguali e che la lotta dell'uomo per la libertà è sempre la stessa. Parole di Oriana Fallaci assolutamente condivisibili, anche quelle di Salvini. Le dittature sono dittature, che siano di destra, di sinistra, di sopra, di sotto, del nord-ovest, del nord-est. La dittatura è dittatura, è oppressione delle libertà umane, libertà di espressione, dei diritti civili, dei diritti basici dell'essere umano. Quindi sempre e comunque contro tutte le dittature, nessuna esclusa. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Grazie e buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti.